È proprio bellissima questa lettura dove Isaia, il profeta, parla del popolo in esilio. E il secondo Isaia, come sapete, quindi non sappiamo il nome di questo profeta, ma è un profeta che è vissuto proprio in terra di esilio. E parla un po' di una situazione come oggi, perché la Chiesa sta vivendo un esilio, una crisi. E Israele, il popolo, viene paragonato a una donna sterile che non può avere figli. È una donna abbandonata. Ecco, il popolo è stato sterile perché non è stato capace di vivere la misericordia verso i poveri, i bisognosi. È per questo che Dio ha permesso la distruzione del Tempio, l'esilio. Il popolo ha cercato altri mariti attraverso l'idolatria, ma questi mariti, gli idoli, non esistono, l'hanno abbandonato. E così anche la Chiesa oggi è sterile. Non ci sono più vocazioni, non siamo più missionari, ci stiamo richiudendo in noi stessi. E anche noi abbiamo cercato forse dei mariti, abbiamo cercato di andare a braccetto col mondo, con i potenti, abbiamo cercato i mezzi economici e questi mariti ci hanno abbandonati. Ma mentre dice questa situazione, il profeta dice: esulta, prorompi in grida, comanda la gioia. Ecco, noi abbiamo il dovere della gioia nonostante tutto. Perché? Perché anche se la nostra situazione è difficile, il Signore è grande, il Signore ci vuole bene. Il tuo sposo è il tuo creatore, ecco, il Signore ci ama come lo sposo ama la sposa. Ecco, quindi il Signore non ci abbandona. E allora noi gioiamo nella speranza. Siamo sicuri che questa crisi che la Chiesa sta vivendo è l'inizio di una nuova primavera. E allora sogniamo la Chiesa, proprio come il Sinodo ci chiede: quale Chiesa vorresti? E proprio come il popolo allora era chiamato alla speranza, nonostante tutto. Ecco, verranno figli, Israele sarà un segno in tutto il mondo, come ancora oggi, della misericordia di Dio. E così verranno nuove chiamate. Dio, nonostante tutto, chiama ancora persone a seguirlo, a vivere la comunità, a vivere la fede. E allora dobbiamo dire che non sono le circostanze che hanno generato tutto questo. Certo, anche quelle, ma è stato il Signore che ci ha voluto purificare. Per un breve istante ti ho abbandonata, in un impeto di collera ti ho nascosto per un poco il mio volto. Ecco che il Signore ha permesso questa crisi della Chiesa, come il Signore aveva permesso l'esilio. Perché? Perché voleva far nascere qualcosa di nuovo, qualcosa di grande. Ecco, allora pensiamo con grande fiducia, perché non può il Signore non salvarci, non redimerci, non far nascere delle cose belle. Magari non le vedremo noi, magari le vedranno le generazioni successive, ma noi vogliamo vivere nella fedeltà e in questa gioia, in questa speranza.